Ci siamo, la Gold Night sarà la prima serata di accompagnamento a questa 37esima edizione di Oro Arezzo. Sì, sono molto felice perché tutte le volte che si coniuga il centro e le sue attività, i suoi palazzi, i suoi monumenti con quello che è il nostro core business dell'affari, del lavoro e delle esportazioni, io sono veramente molto felice. L'idea di appunto mettere insieme la Beppe, giustamente mi fa 5% di sconto invece che il 20, perché con la nostra carta si va dal 10 al 20%, ma lui mi fa a me il 5%. Quindi complimenti a tutti, è stato un grande entusiasmo, come vedete, come avete visto anche voi stamattina, per tutto questo, e complimenti, e venite numerosi nel centro, andate alla fiera la mattina e poi la notte tutta vita nel vostro centro storico. Grazie. Ecco, questo è un appuntamento importante per far conoscere Arezzo a tutto il mondo che ruota intorno alla fiera. Sì, è anche un momento di forte collaborazione tra città e fiera, nell'interesse appunto di far conoscere a più gente possibile la bellezza del nostro territorio. Quindi è un momento che sta crescendo di anno in anno, che rappresenta anche il modo di tutti gli aretini di ritrovarsi in una serata differente con tantissime iniziative collaterali e di godersi la città che molte volte viene sottratta dal deserto che ci troviamo. Questa è una serata di festa nel momento in cui la città si mette le vesti migliori per presentarsi al pubblico del grande mondo. A proposito di vesti migliori, ecco l'art director Beppe Angiolini, che straordinario suggeriscono, che ingredienti ci sono, che ingredienti ci sono in questo evento. Diciamo prima, molto rigore, molta semplicità, molto, non dico austerità perché è brutto, però una cosa molto semplice, lineare, come piacciono a me, quindi diciamo così all'insegna del buon senso, dell'eleganza non troppo dimostrata, non troppo voluta, non forzata. Quindi io trovo che il contenitore sia un bel contenitore, i gioielli saranno altrettanto belli, quindi sicuramente il connubio sarà perfetto. Mi auguro che il tempo sia bello, perché la struttura è all'esterno, quindi che mi permetta di vedere questa cosa che abbiamo fatto appunto, e che la notte, la serata legata a Oro Arezzo, la Gold Night, sia altrettanto un momento di comunione, con la gente, con la città, e gli ospiti stranieri siano felici di vedere questa città meravigliosa e che ne apprezzino tutte le bellezze che abbiamo. Alberto Rossi, che ingredienti porta Alberto Rossi in questo evento? Alberto Rossi, prima cosa, porta l'ingrediente principale, che è l'associazione Macellai, coinvolta come sempre in tutte le manifestazioni che si fanno in città per dare vita, per dare lustro alla città, ma per far conoscere veramente quello che è l'eccellenza vera, perché noi partiamo dalla fonte, dall'animale alle trasformazioni, quindi vogliamo, come l'anno scorso, cercare, migliorandosi sempre di più, di dimostrare quello che è il nostro prodotto. Quindi arriverà la porchetta da Monte Senza Vino, la Tarese dal Val d'Arno, arrivano i cotti fatti in modo tradizionale, arriva le tartare e i classici carpacci di Chianina fatti al momento, fatto vedere alla gente veramente come si lavora la vera eccellenza e la vera qualità, lavorata da professionisti che ormai credo che nei macellai ci abbiamo fatto solo quelli. Non potranno che stregare i buyer internazionali che arrivano ad Arezzo. Penso che l'anno scorso hanno avuto veramente una grande soddisfazione, abbiamo avuto tanti complimenti. Speriamo di